Quell'inverno del 1862 fu una stagione particolarmente felice della mia vita. La guerra era cessata e anche la spedizione contro il generale Garibaldi si era conclusa sull'Aspromonte. Ora il giovane regno dell'Italia una e indivisibile non mi pagava più per uccidere, ma solo per addestrare altri a uccidere e venire uccisi alla prossima occasione. Mamma, il cavallo! In più, avevo incontrato Clara. Tutti gli amori cominciano con uno sguardo. Quello di Clara era dolce e melanconico. Nel raccontare un amore felice c'è qualcosa di impudico. Forse perché la storia di tutti gli amori felici si ripete. E non c'è creatura che abbia amato o lo sia stato così poco da non conoscerlo. Il tempo di essere bambina me ne vendico adesso. Ti hanno costretto a crescere in fretta. Mi hanno sposato a 16 anni. Micio. Bello. Hai mangiato? Scusami. Vedi, continuo a darti prove della mia stupidità. Sono prove della felicità che non hai avuto a 15 anni e che ritrovi adesso. Grazie a te. Ti spoglio io. Sarò il tuo attendente. Bene. Sono il tuo attendente. Chiudi gli occhi. Allora, Tatuya, già,
Chiuditi! Vieni giù perché lei disca bella donna. Guarda che se vengo lì non faccio viaggio a vuoto, ne? Era la mia luna. Adesivo la donna. Ma luna. Vieni, fai il fuoco. E ti sputa la mia San Vittorio, si va nel giorno sputando, eh? No, no, tutta la mia potere, ma c'è. Che cosa c'è? Capitano Giorgio Bacchetti, siete stato applicato al quarto distaccamento di frontiera. È necessario che raggiungiate entro due giorni la vostra nuova destinazione. Oh, vita mia, eccoci lontani l'uno dall'altro. Ieri ai giardini ho compreso lo sforzo che facevi per nascondermi le tue lacrime. Devo farti una confessione. Nel viaggio che mi allontanava da te, anch'io ho pianto. Buonanotte, signore. Buonanotte. Non è debolezza piangere. E anche se lo fosse, sarebbe debolezza dolce e divina. Tu non sai quanto io sono superbo di soffrire per te. Il pensiero che più mi affanna è che finché ti ero vicino tu eri felice e abbandonata. Temo ora che la solitudine possa riannodare nel tuo cuore quei legami che con me dimenticavi. No, Clara, non condannare la tua condotta. Non devi ascoltare le leggi degli uomini, perché il cielo ha imposto all'amore leggi più generose, più salde e più giuste. Esse rendono nobile il sentimento della donna che sacrifica la fama di onesta all'amore dell'uomo che ama. La colpa di adulterio è spesso la rivendicazione dei diritti più sacri che la natura ha dato alla donna e che la società e la sua condizione coniugale le avevano negato. Confortami. Costringimi a non aver paura di perderti. Ogni sera mi raccoglierò per pensare a te. Tutte le volte che mi sarà concesso verrò a trovarti. Ci rivedremo nella nostra stanzetta, dove fummo felici. E i nostri cuori palpiteranno ancora uno sull'altro. Il ricordo delle gioie ricevute dalla tua gioventù, dalla tua bellezza, dal tuo corpo, mi rendono così terribile la lontananza. E ora, addio. Scusa il disordine delle mie idee, ma ti scrivo come in un sogno. Potessi essere vicino a te e morire ai tuoi piedi. Non voglio vivere altrove. Ascolta infine il mio giuramento. Non vivrò che di te. Dimenticherò che esistono al mondo altre creature. Tu sarai la mia religione. Vai, ci prego, non senza.
Il capitano, anzi l'allora tenente Bacchetti, faceva parte del corpo di spedizioni in Crimea. Secondo la motivazione dell'encomio, a Sebastopoli salvò un soldato rimasto appiedato dal fuoco della moschetteria russa. Il tenente tornò indietro, in faccia al nemico, caricò sul suo cavallo il ferito e lo riportò all'accampamento. Ricordo bene l'episodio, capitano? Sì, signor colonnello. Però non lo riportai all'accampamento, ma raggiunsi il mio battaglione lanciato al galoppo perché era in fuga davanti alla cavalleria rossa. L'onore vale più della gloria. Dico bene, dottore? Sì, è anche meglio, disse Demostene. Qualcuno che lo rimproverava ad essere fuggito di fronte ai nemici, ai macedoni. E lui disse, un soldato che fugge conserva la possibilità di essere eroe in altre battaglie. E infatti il capitano adesso è qui tra noi. Cosa si dice nel mondo civile? Vede, colonnello... E qui noi viviamo in esilio, lontani dalla vita, dalle idee, da tutto. Viviamo tra noi, colonnello. Lei ha già mangiato la nostra mensa ieri sera? No, colonnello, sono arrivato che era già notte e la mensa era chiusa. Va bene per gli ufficiali di prima nomina o di palato grosso. La invito a pranzare con noi in casa mia. Accetta? Ho fatto una piccola mensa in famiglia. Qui purtroppo non ci sono che pessime possibilità di fare cucina. In montagna la verdura soprattutto cresce demoralizzata. Ma da me almeno si mangia senza sospetto. Alla mia età il bisogno di un pranzo discreto è inesorabile. E vi troverà compagnia e buona conversazione. Dico bene, dottore? Sì, benissimo. Purché si ricordi, capitano, che sottigliezza e ironia sono i due regni nei quali nessun ufficiale ha mai messo piede. Ce n'è per tutti i gusti, vedrà. A parte me, un medico mediocre che ormai sta dimenticando anche quel poco che sapeva, a tavola conoscerà il maggiore Tarasso, capace di ridere anche al funerale di sua madre, dopo averla mangiata, si intende, e annaffiata con quei 2 o 3 litri di vino che beve ogni pasto. Il capitano Rivolti, scialbo come ufficiale e come commensale. Per darne un'idea giusta, bisognerebbe descriverlo senza dirne nulla. Si accende e trova il suo momento di vino solo al tavolo del biliardo. Il tenente Baggi, nostro veterinario, nessun cavallo si è mai lamentato di lui, neanche in punto di morte. Ho aggiunto un po' di aceto al polpettone, ma manca la noce moscata, e allora... Vanta conoscenze gastronomiche che non riesce mai ad applicare degnamente, per l'eterna mancanza degli ingredienti giusti. Non ho avuto molti contatti. In un anno ho ricevuto soltanto una lettera, alla quale non ho dovuto neanche rispondere. Quella del mio trasferimento qui. Un bigliettino di ringraziamento può sempre mandarglielo. È il posto della signora Fosca. Sì, di mia cugina. Io non ho famiglia. Anche lei è sola al mondo ed abita qui con me. Ma la poveretta è di salute così cagionevole da darmi più pensieri che non me ne tolga. Resta a letto in media 7 giorni la settimana. E anche oggi non sta meglio del solito. Ah, ma la vedrà a tavola, alla voracità di una mosca. E come mai Minghetti ha mantenuto della Rovere il ministro della guerra? Eravamo insieme ad Alessandria nel 21. Oh, Alessandria! Non vi ho mai raccontato quando ero io ad Alessandria. Il nostro comandante sorprese la giovanissima moglie in tenero colloquio con l'aiutante di campo. E chi era? Resta lì come pito! La signora subito lanciò un urlo e svenne o finse di svenire. Il maggiore. Il generale gridò indignato all'aiutante. Voi! Voi stavate baciando mia moglie! Il poveretto, sorreggendo la donna, balbettò. Sì, signor generale, ma... solamente a fior di lingua. Allora, come vi dicevo prima, nominato cavaliere per meriti coniugali, invece lì del Bo, che gli sembrava dialettale, come...
cominciò a firmarsi Cavaliere del Due. Sul posto! Allineamento sul primo di testa! Dai, Fayan! Tenere la distanza! Signor Capitano, pronti per la marcia. Se vuole ispezionare i uomini... Non c'è bisogno, Tenente. Basta guardarla e sentirla per capire che ci si può fidare completamente di lei. Grazie, signor Capitano. Vai, vai. In marcia! C'è, Gingala, c'è! Gambe, gambe! Mia Clara, durante le fatiche insensate della disciplina militare, un'arte che distrugge ogni pensiero con l'abbruttimento fisico, ogni moto dell'animo con la violenza, io mi rifugio ogni momento nel ricordo di te, della tua voce, delle parole che mi hai scritto, di quelle che ti scriverò, e invoco il tuo nome. Clara, Clara. Ci sono andata con il mio bambino il giorno del suo compleanno. Ma il pensiero che mi ha spinto in quello studio per ritratti era di farne uno da sola, da mandare a te. E vedi, ti sorrido. Ma ho dovuto tenere il mio cuore, che invece voleva far piangere i miei occhi. Ama molto leggere e non so più come fare a procurarle sempre nuovi libri. Non avrebbe per caso uno o due romanzi da prestarle? Certo, ho portato con me qualche libro e sarò lieto di rendermi utile a sua cugina. Spero solo di incontrare il suo gusto. Pur che siano caratteri stampati. Ha letto persino i miei trattati militari. Colonnello, se vuole ne vado a prendere qualcuno prima che sua cugina scenda. Anche oggi Fosca rimane a letto, me li dia nel pomeriggio. Il segreto è di girare il grissino per farlo ammollare ben bene, ma senza che si disfi. Capitano, ora che è cominciato ad ambientarsi in questo posto lontano dalla vita, dalle idee, da tutto, come dice il nostro colonnello, rimpiange molto la città. Beh, la vita che vi si conduce è certamente molto diversa. Non fosse altro che per le migliaia di facce che vi passano accanto per la strada. Senza contare che una buona metà di quelle facce è fornita di labbra piccole e rosse da baciare. Queste cose le lascia il capitano, che è giovane. Noi ormai... No, non sono affatto d'accordo con lei, caro colonnello. La legna tarlata arde molto meglio di quella verde. Il risotto, se non c'è il midollo di bue, non è risotto. Del resto è cosa risaputa che il cuore femminile si lascia spugnare più rapidamente dalla carica di un cavalleggero che dalla marcia di un fante. Eh sì, anche perché una bestia con 6 zampe è sempre più veloce di una che ne ha 2. No, non si allarmi. Non si allarmi, mia cugina. È cosa da nulla. Tra pochi minuti sarà passato. Non sono in grado di fare niente per lei, ma da un medico ci si aspetta sempre di vederlo accorrere. Dovrà abituarsi. Succede spesso. Anzi, era strano che da quando lei è arrivato non fosse ancora successo. È una collezione ambulante di tutte le malattie possibili. Quella donna è una specie di fenomeno, almeno per me. Non sono riuscito a definire il complesso dei suoi mali e nemmeno la loro origine. Non immaginavo che nella voce umana potesse esserci un suono così orribile. Convulsioni nervose. Isteriche, se preferisce una parola di moda. Quella creatura è di una irritabilità portentosa. Vive a nervi scoperti. La minima contrarietà e il minimo urto bastano a provocare quelle crisi. Suo cugino, però,
Non le sembra troppo impensierito? È rassegnato. Sa che per Fosca non c'è alcun rimedio. Ma è in pericolo di vita? No, no, non credo. La sua macchina è così debole che ancora non ha la forza di produrre una malattia mortale. È strano quello che dice, dottore. No, no, perché ogni trionfo, anche quello della morte, è l'effetto di una lotta. In Fosca, invece, tutti quei mali si paralizzano l'uno con l'altro. No, no, non è pericoloso finché... Johnny... Pronti, signor Maggiore. Finché non interverrà qualcosa a variare quell'equilibrio. Fragile ma miracoloso. Ma se è così malata, perché il suo posto in tavola è sempre apparecchiato come se potesse guarire da un momento all'altro? Perché può succedere che durante qualche pausa del male lasci il letto e scenda a tavola senza preavviso. Il fatto che viva qui sola, non crede che la signora sia o sia stata... L'amante del colonnello? No, non lo credo. Anzi, lo escludo. È giovane? 29 anni. Bella? La vedrà presto e giudicherà lei stesso. Do via Cicchendi il signor colonnello, signor capitano. Guardo nostro, è il subrosbello del reggimento, signor capitano. Annaco tu starà mettendo in suo ufficio. Per ora vado in camera mia. Anzi, no, in domu sua. Vedo, nostro. Ha cercato di me, colonnello? Ah, sì, li ha già finiti. Glielo ho detto, Fosca è un tarlo da libri. Legge come noi respiriamo. Mi incarica di dirle che se ha pazienza un momento scenderà lei stessa a ringraziarla. Io sarò molto onorato di attendere. Questo lavoro, mai un attimo di riposo. Potenze del cielo, un'anima per il dolore, datemene una per la gioia. Le passioni più tormentose procurano un inquieto godimento che supplisce la felicità. La signora Fosca prega di scusarla. Non si sente bene e allora non potrà scendere da voi. Salutate la signora per me. Ti insegno ad andare a cavallo, se no che cavaliere sei. Sì, signor capitano. Su, dammi la gamba. La gamba? La sinistra. Sì, signor capitano. Su! Maestro! Dove vai? Torna qui. Quando si casca bisogna riprovare subito. Non c'è l'ennesimo. Ma sì che ci riesci. Talloni riuniti e morbido. Dai, muta. Muta. Su, pronto? Sì, signor capitano. Piano. Su. Bravo, ma sta dritto. Vieni su. Non c'è l'ennesimo. Ci giunge notizia che tra i patrioti italiani, accorsi a combattere nelle file degli insorti polacchi contro la dominazione russa, è caduto eroicamente il bergamasco Francesco Nullo, che già aveva fatto parte delle... Buongiorno. Buongiorno, capitano. Delle 1089 camicie rosse di Giuseppe Garibaldi. Basta.
Desideravo conoscerla e ringraziarla personalmente dei libri che mi manda. Grazie. Quel romanzo di Rousseau mi ha entusiasmato. Per le bellezze dell'animo che vi sono descritte, per le virtù. Sono contento. I passi che lei ha sottolineato sono tra i più belli, però anche tra i più tristi. Sì, so riconoscere l'infelicità. Ne ho una certa esperienza. Lei sa che Rousseau, così virtuoso nei suoi libri, ha lasciato esporre ben 5 suoi figli alla ruota dei trovatelli, a Parigi. È vero che mio cugino mi ha accusata con lei di essere una lettrice smodata? Non è così? Ha detto che legge con metodo, con passione. Leggo per dimenticarmi, per conoscere quali sono le gioie che il mondo dispensa ai felici. Tutto quello che posso fare è fuggire la realtà, fingermi altre esistenze, sognare molto, per capire il bisogno che ho di attenermi a queste regole. E basta guardarmi, capitano. Sono pazza a trascinarla in questi discorsi. No. Anche se capisco che con una come me si può camminare impunemente sulle chine più sdrucciolevoli. Ha già visitato il castello? C'è un castello? Lei è qui da molti giorni, ma ha camminato a occhi chiusi. O anche lei sogna? Sono solo dei ruderi. Per questo sono belli. Mio cugino mi ha promesso che mi ci porterà nel pomeriggio, se vuole venire con noi. Se vuol farci l'onore. Veramente oggi, signora, io non... Verrò volentieri, sì. Dio, come esprimere con le parole la bruttezza di quell'infelice? La sua deformità e le sue sofferenze incombevano come una sinistra presenza su quel luogo della stupidità militare, dove l'ozio si alternava alle fatiche, ma non alla noia. Già questa sera... Ma che sta succedendo? E' capato, ci fichete così che su capito. E intanto le regioni del sud continuano ad essere infestate dai briganti, che fanno guerra di montagna, attaccano a tradimento e colpiscono le nostre truppe alle spalle. Il brigantaggio andrebbe studiato, non basta combatterlo. È un fenomeno popolare, che ha le sue radici nelle miserevoli condizioni sociali dei cafoni. Ed è alimentato dalla prepotenza e dalle sopraffazioni dei padroni. Non sono solo briganti, ma sono contadini, donne, vecchi,
ragazzi. Soldati borbonici, rimasti fedeli a Francesco II. Ma che, sono briganti. Capitano. Colonnello? Vuole occuparsi lei di mia cugina? Sì, colonnello, volentieri, grazie. So camminare anche da solo. Sono organizzati come un mio cugino è abituato a trattarmi come una bambina, anche se gli anni passano. Dal suo ultimo viaggio mi ha portato una scatola di figurine da ritagliare. Ma io sono adulta, anche se mi piacciono ancora le figurine da ritagliare. Ieri mattina l'ho spaventata. Ma no. Me ne dispiace molto, ma purtroppo è un male che non si lascia annunciare. Adesso però sta bene, mi sembra. È guarita. Guarita? No. La malattia è uno stato normale per me. Con questi ragionamenti abbiamo trattato anche Garibaldi da brigante. È stata la vista di quel funerale a sconvolgerla. Io non ho paura di morire, glielo giuro. Anche se so che non ho più molto tempo. Ho paura di tutto quello che accompagna la morte. Il trasporto, la gente che segue. Noi chiusi per quattro tavole. La terra addosso. Oggi ho visitato un castello. Mentre camminavo, immerso nell'egoismo del mio amore, sentivo l'anima tutta piena di te. Avevo in tasca la tua prima lettera. La toccavo. Rileggevo con le dita quelle parole che già conoscevo a memoria. E risuonavano al mio orecchio come un eco tra quelle mura. Sono pensieri che fanno male, deve scacciarli. Si guardi intorno. Guardi queste montagne, quelle nevi, la luce di quest'ora. La sola sensazione di esistere, di vedere, di respirare, è tale da rendere suprema la vita. Come non esiste felicità assoluta, e non può esistere l'infelicità assoluta. Io penso che ci sia un modo sicuro, comune a tutti, di essere felici. Quale? Amare. Intende gli affetti, le amicizie, le simpatie? No, 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 no. Intendo l'amore. L'unione di due anime che fa vivere la stessa vita. Avere gli stessi pensieri, gli stessi desideri. Ah, l'amore. È una condizione privilegiata che rende tutto bello. Nobile. E puro. Perché quando si ama, tutto ci ricorda la persona amata. Perfino la natura. Gli animali. La gente alla quale ci si accompagna. Ma cos'ha, signora? Non mi sento bene. Torniamo indietro. Ma la sua mano trema. Ho la febbre. Colonnello, dottore! Non è niente. Ho sempre la febbre. La signora è stanca. Vuole rientrare. Forse i discorsi insensati che le ho fatto... O lei è incredibilmente ingenuo, o incredibilmente cattivo. Mi dispiace. Parlarmi di felicità e di amore in quel modo. Mi dispiace, non credevo. Qualche volta mi capita di parlare sconsideratamente. Ho fatto discorsi insensati. No, è che io sono sola. Per loro noi siamo briganti e capobriganti. È per questo che ci vuole una legge del Parlamento. Fare una legge contro il brigantaggio è come fare una legge contro la miseria e l'ingiustizia. Prima l'ordine, dopo la giustizia. Mio cugino mi vuol bene, ma non sa capire. Gli altri sono grossolani, rozzi. Sono militari. Oh, mi scusi. No. Sì, mi rispettano, ma segretamente mi deridono. Dicono che sono... dispettosa, volubile, ironica. L'ironia già malvista nell'uomo è intollerabile in una donna. Figurarsi in una donna brutta. No, lei è diverso, lo so. Mi è bastato vederla per capire che forse lei poteva sopportarmi senza deridermi. La prego, capitano, non mi rifiuti anche lei. Ma... non mi neghi la sua pietà. No, ma... potrò vederla. Signora... Potrò parlarle ancora di me, della mia vita. Signora... Me lo permetterà, capitano? Sì,
Io non ho nulla. Signora, le assicuro tutta la mia confidenza e tutta la mia amicizia. Sarò felice di avere un'amica. Venga. È stato presentato dal deputato Pica. Dal ministro Di Negro. Pica. Di Negro. Pica, ne sono di sicuro. Di Negro. Capitano, saprebbe dirci... Domenica anda a missa, narra da mamma tua, chi non si fa zammanna a casa e vacante. Scemo. Scemo. Sono stato uno scemo. Un collegiale. Amicizia e confidenza, da me. E perché poi? Sono un medico, forse? Un confessore? Un parente? No. La lingua. Taglio della lingua, come in Turchia. Mi dispiace per lei che non ha colpa dei suoi mali, ma io mi sottrarrò a quella promessa. Romperò questo legame appena nato. Ma quale legame, poi? È un'oscura sensazione, ma già mi sgomenta, mi fa paura. Paura. Ma cos'hai da guardare così, ignorante? Occhi aperti! Distanza! Dai giù! Signor capitano, siamo a 3 ore dal presidio. Non torniamo. Si va avanti. Gli uomini mangino le razioni. Signor sì. Comandi, signor capitano. Accomodatosi nel palco, quello reale, il generale ordinò al suo attendente di svegliarlo alla fine del primo atto per poter applaudire. L'atto finì, ma il generale continuava a russare. Si era addormentato anche l'attendente. Oh, il bel capitano! Bello e infaticabile. Sono 3 giorni che lei non si è fatto vivo. È in marcia d'escursione, signor colonnello. Mia cugina l'ha cercato più di una volta. Sono desolato, le presenti i miei omaggi. Glieli porterà lei stesso. Vada a cambiarsi e venga da me. Usciremo insieme in carrozza. Ho una pariglia nuova... appena arrivata, l'ho già mostrata al maggiore. Oh sì, se non detestassi tanto i cavalli direi che sono meravigliosi. Sarò da lei 3 mezz'ore. Erano mesi che avevo scritto al comando per un nuovo tiradue, ma c'erano soltanto Sauri o Pezzati. Finalmente li hanno trovati come volevo io. Vedrà, vedrà, capitano. Piaceranno molto anche a te, Fosca. Ma dovremmo quasi esserci. Scusate. Santino! Comandi! E allora, ci siamo con questa pariglia? Subito, signor colonnello! Inetti, non ci si può mai fidare di nessuno. Scusate, ma è meglio che vada a vedere di persona. La trovo bene, signora. Ha un gran bell'aspetto. Oh, Giorgio, Giorgio, Giorgio. Dove è stato? L'ho cercata. Mi ha fatto soffrire le pene dell'inferno. Giorgio, Dio, Dio, Dio. Non capisco, non si sente bene? Berretto, Pastrano e Sciabola.
Ecco, due minuti. Cosa c'è, Fosca? No, niente. Un'emicrania improvvisa. Insopportabile. Non uscirò con voi. Sto male. 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 Ecco, vede. Basta qualunque minima cosa, anche l'emozione per una nuova pariglia a spezzare il suo equilibrio. Non posso lasciarla sola. Abbia pazienza, usciremo un'altra volta. Santino! Comandi! Stacca i cavalli! Subito, signor colonnello. Marcia come tutti. Non so se lo hai da buttare. Vedi, tu. Non da più che due su capitano. Il mio umore è tale che mi fa essere depresso, taciturno, specialmente la mattina. E allora basta evitarti il pomeriggio e la sera. E prendo solo un caffè nero, né? Hai visto? Sarà la pressione. Cosa posso prendere? Uno stimolante. Cosa mi dici, dottore? Tu non lo so, non me lo ricordo. Chiedi un permesso e va a farti visitare in città. Oh, Bill! Buongiorno. Sei proprio bel tutto. C'è qualcuno su? No, nessuno. Può fare colazione in Santa Pace. E poi vado a Cascor. Ah, capitano. Saliamo insieme? Ah, ha visto che bel pensiero che ha avuto oggi la signora Fosca per tutti noi? Mm. È possibile che non abbia capito, oppure mi sfugge. Però al passeggio mi aveva consegnato la sua amicizia. Le devo confessare un segreto, Giorgio. Io l'ho vista fin dal primo giorno che lei è arrivato in questa casa. L'ho guardata, l'ho spiata, ma non mi sono mai decisa a scendere dalla mia stanza. Ogni volta mi preparavo, ogni volta rinunciavo a venire a tavola. Avevo paura, avevo vergogna di lei. Temevo di dispiacerle troppo. Sono così brutta. A mano sinistra! Troppo! Il giorno in cui sono scesa e mi sono fatta vedere per la prima volta da lei, il cuore mi batteva così forte da rompermi il petto. In quel momento avrei dato tutta la vita che mi resta in cambio di un'ora di bellezza. Galoppo! Gambe, gambe! In quel momento avrei dato tutta la vita che mi resta in cambio di un'ora di bellezza. Ehi, cavalieri! Si è osato tenere con lei discorsi e atteggiamenti che nessuna donna intrattiene con un uomo appena conosciuto, è perché il mio aspetto mi garantisce dal sospetto di avere scopi sconvenienti. La mia deformità ha almeno questo vantaggio. Non toglietene anche quello. Lei è buono, Giorgio. Lo sia anche con me. Si faceva portare in carrozza sotto le finestre dell'amata, dove passeggiava dalle 2 alle 3 ore aspettando che lei si affacciasse. Lui passeggiava su e giù, su e giù, su e giù, e il cocchiere se la dormiva a cassetta. Perché non ha risposto alle mie lettere? Il cocchiere gli disse: Monsieur, mi farei lei una gran vita, ma neanche a Kiel. Io non farò la gran vita, ma anche a lei. Scusi, dottore, tutti i giorni la vedo posare quel marengo d'oro sulla tavola e poi lo rimette in tasca. È un rito dal significato particolare? Da 30 anni lo poggio su tutte le tavole di ufficiali alle quali mangio. La prima volta che durante un pasto non si parlerà né di donne né di cavalli, lascerò questo marengo agli altri commensali. Ah, allora, se su mia tavola lo pierà niente, non lo prenderà nessuno. Il mio paese facciamo un vino, ma un vino
L'unico avvocato del mio paese faceva dell'osteria casa e studio. A chi gli andava a chiedere consiglio diceva: aspetta, sentiamo prima cosa ne pensa lui. Riempiva il bicchiere e sollevandolo annunciava: eccolo qua, il mio giovane di studio. Non ha appetito, capitano? Sì, sì. Colonnello? Sì? Ho ricevuto lettere che esigono la mia presenza in città. Mi trovo quindi obbligata a domandarle una licenza di almeno 5 giorni. Se me lo avesse chiesto in ufficio, forse le avrei risposto di no. Il capitano è qui solo da un mese. Ma a tavola, a un ospite, non si può rifiutare nulla. Conta di partire domani. Col primo convoglio, grazie. Ah, e domani a quest'ora lei sarà già a rapporto da qualche bella madamina. Sì. Un mese è lungo. Mi ho mai raccontato del tenente De Rio, un sardo tutto nero che non pensava che a quello. Mi scusi, signore. Una volta che eravamo rimasti isolati. Quando tornerà? Ho un permesso di 5 giorni. Si ricorderà di me? Ricordandomi del mio lavoro, dei superiori e di suo cugino, mi ricorderò anche di lei. Abbia pietà di me, Giorgio. Abbia pietà. Signora, la prego, la possono sentire. Arrivederla. Mi disprezzerà, ma non importa. Purché possa continuare a vederla, a dirle le mie sofferenze. Abbia compassione. Si può amare un cane, una bestia. Perché non amerà me, che sono una creatura come lei? Signora, si alzi. Si calmi. Si calmi. Io... ecco, io le scriverò dalla città. Mi scriverà, sicuro che mi scriverà. Sì, domani stesso. Domani, glielo prometto. Oh, Giorgio. Vada, potrebbe indovinare. Indovinerebbero la mia felicità. La prego. Grazie della sua pietà. Grazie. Signora, avete mancato di rispetto a un valoroso capitano del regno di Sardegna e di Piemonte, anzi del regno d'Italia. Pietà, capitano, cosa mi farete? Il codice del 1841 prevede la fustigazione fino a 1800 colpi. Ma mi farete male, eh? Non potreste darmene 1700? Dipenderà dalla vostra condotta. Verifichiamo. Mia cara amica, le scrivo come le ho promesso. Supponiamo che la donna che amo fosse lei, Fosca. Come mi giudicherebbe se la trascurassi per un'altra? Mi disprezzerebbe. So che devo essere crudele per essere giusto. È necessario che tra noi finisca subito quanto non è ancora incominciato. E lei mi dovrà aiutare. Sa che non posso smettere di frequentare la sua casa. Faccia quindi che io possa vederla con sicurezza e stringerle la mano senza timore. Solo così la nostra consuetudine eviterà penosi disagi a tutti e due. Ogni altro rapporto tra noi è impossibile. Lasci che io le ripeta, Fosca, le parole che mi ha scritto. Lei è buona. Lo sia anche con me. Thank you.
Amore! Grazie. A presto! Ripeti, non la sai. E fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore. Portalo via. Buongiorno, signora. Ah, buongiorno, capitano. È appena tornato? Sì, e ho voluto vederla subito per sapere se ha ricevuto la lettera che le ho scritto quando era in città. E soprattutto se l'ha letta. Sì, l'ho letta. Spero almeno che mi sarà concesso stringerle ancora la mano. Certo, non abbiamo cessato d'essere buoni conoscenti. Sono profondamente mortificata per quello che è successo qui prima della sua partenza. Ma perché? Non è il caso. Sono i segni della sua grande sensibilità. Ma poi, vede, finisce per prevalere la ragione. Com'è indulgente lei. E è stata piacevole la licenza? Sì, molto. Confessi che lei è andato in città esclusivamente per incontrare la mia rivale. Per indovinarlo non era necessario un intuito particolarmente acuto. E tornerà da lei? Il più presto possibile. Se otterrà un'altra licenza. Perché non dovrei ottenerla? Potrei fargliela negare. Parlerò io a mio cugino. Signora, sia più gelosa della sua dignità. Non offenda il suo amor proprio. Ognuno si ama come più gli aggrada. Lei ama molto quella donna. Gliel'ho scritto. Alla follia. È bella? Molto. È buona? Un angelo. E perché non la sposa? Ha già un marito. E lei la stima? Sì. E poi la stima non è una condizione dell'amore. Non è vero, ma non importa. Smettiamo di tormentarci l'uno con l'altra. È umiliante e indegno di noi. Buona e mite, lei mi è cara. Ironica e sprezzante, mi è indifferente. Gliel'avevo detto un giorno che ho difetti imperdonabili in una donna. Oltre la bruttezza, si intende. Mi dispiace per lei e per tutti. Io non sono né buona né mite. Bene, la nostra situazione è ora chiara e definita. Spero che non avremo più motivo di parlare di noi due. In modo personale, intendo. Nutriamo le stesse speranze, capitano. Anzi, possiamo anche sperare di non vederci più. Forse sarebbe utile. Ho da fare adesso. Vada pure. Si chiamava Machiavello. E lei non ci crederà, dottore, ma da prima ancora che lo montassi lui capiva di che umore ero. Se ero allegro, lui era allegro. Se ero pensieroso, anche lui trottava sopra pensiero. Mi morì di dolore il giorno in cui morì mia madre. Beh, insomma, anche lui aveva un'anima. E Rovani le disse: no, signora, a me riferivo un eno al tipo di Giselle al quale lei sta pensando. Oltre che uomo di spirito, Giuseppe Rovani è scrittore di grande talento, assai prolifico. Ha scritto di tutto, poesie, critiche, racconti, almeno una dozzina di romanzi. E il suo suocero diceva in giro: non è lui che scrive, gli scrive tutto quella balenga di mia figlia.
Lui non fa altro che dettare. Dettare, dettare. Ancora. Il maggiore è implacabile. Quanti scrittori ci guadagnerebbero a farsi scrivere davvero i libri dalle mogli o dalle cameriere? Dottore, Cavallo, hanno preso. Sono più di 20 giorni che non scende, né? Pare proprio che non sia mai stata così male. Eh già, è peggiorata improvvisamente. Come la qualità dei nostri pranzi. Mi scusi, ma devo parlarle con urgenza di una cosa che la riguarda. Comincio subito. Lei sa che in questo momento la salvezza della signora Fosca è assai dubbia. Ieri sera mi ha raccontato quanto è successo fra voi due. Quella donna si lascia morire per lei, bel capitano. Eh già. Ma non era malattia. Come ha detto? Ho detto si tratterà della sua malattia. Ah, sì, 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 anche delle due cose insieme. Non aveva certo una vita lunga davanti a sé, ma la passione che ha concepito per lei, il dolore, l'umiliazione del suo rifiuto, saranno sufficienti ad affrettarle la morte. Mi scusi, dottore, ma lei viene qui e mi parla di passione, di morte. Mi assegna responsabilità che non ho. Non vedo cosa posso fare io per quella donna. Lei deve andare da Fosca. Stasera stessa. Il mio alloggio è attiguo alla sua stanza, la farò entrare io. È lei che mi ha pregato di parlarle. Ho accettato perché temo che non ci sia altro mezzo di salvarla. Io non valgo granché come medico, ma so riconoscere lo sguardo di chi sta rinunciando a vivere. No! Mai! Mi perdoni, ma questo è un ricatto! Si rende conto di quello che mi chiede? Lei, dottore, lo farebbe? Io e gli altri ufficiali qui siamo gente rozza, grossolana. Ha sentito le nostre conversazioni, conosce i nostri gusti, ci vogliono altri tipi di donne. Invece Fosca ha una mente colta, uno spirito delicato, sottile. Il giorno in cui lei è arrivato mi sono detto Fosca lo amerà. Lei è bella, è sensibile. Guai a chi viene al mondo con la macchia di questo peccato originale. L'aspetto questa sera nella mia camera. Guarda i miei fantasmi. Che cosa devo fare? Deve parlarle. Confortarla. Mentirle. Dovrò prometterle di amarla. Nel modo più convincente. È terribile. Lo immagino.
Il colonnello mi aspetta per la nostra partita di tarocchi. Aspetti qualche minuto a entrare da Fosca. Si ricordi, capitano, che lei è un uomo coraggioso, eh? Decorato con medaglie. Mi perdona di averla fatta venire qui. Non le perdono di averlo fatto così tardi. Io so l'importanza del sacrificio che le impongo. So che non può provare che pietà per me, ma stasera voglio illudermi. Non mi guardi, sono brutta! No. La bontà la rende bella. E lei apprezza questa bellezza? Più di ogni altra. Non mi dica delle bugie. Mi basta sapere che per lei il mio cuore è buono. È innamorato. E il suo, Giorgio. Ho sbagliato a dirle di non mentire. Mi dica delle bugie, la prego. Mi scusi, Giorgio. Prenda quei mughetti. Li baci. Apra le imposte della finestra. Di più. Il chiarore della luna è più amico. Giorgio. È bella la campagna della sua finestra. Giorgio, torni qui, senta. Per stanotte mi darebbe del tuo? Sì, come vuole. Siedi qui. Come vuoi. Chiamami col mio nome. Fosca. Di Fosca e Giorgio. Fosca e Giorgio. Giorgio e Fosca. Giorgio e Fosca. Che bene, disperato. Sei qui e pronunci i nostri nomi. Se morissi in questo momento, sarei felice. Sarei più felice vivendo. Lo sarei solo se tu mi amassi. Resterai qui fino a domattina. Quanto vorrei. Ma forse ti affatica parlare, no? Un poco. Vieni. Poggia il capo sul cuscino. Dormiamo. Dammi la mano. Thank you.
come siete belli tutti e due. Tu non sai cosa voglia dire per una donna non essere bella. L'esistenza di una donna brutta è la più angosciosa delle torture. Nella vita di un uomo non c'è miseria paragonabile a questa. Anche se deforme, evitato, non amato, l'uomo ha mille compensi. La società gli è indulgente. Se non può mirare all'amore, egli mira all'ambizione. La donna invece non può uscire dalla via che le hanno tracciato mai. Può solo tendere al fine di piacere per essere amata. E non può esserlo se non ha condizione di essere bella. È alta. Chi? Lei. Non farti del male. È alta. Come te. Come sono i suoi capelli? Neri. Come i miei? No. I tuoi sono più belli. Tu hai sorelle? Sì, perché? Le baci qualche volta. Ah sì? Baciami come loro. Non così, Giorgio. Baciami come baci lei. Come lei. Vederci finché non sarò tornata al mio stato normale. Il dottore potrebbe pensare. Però ti scriverò. Lasciami qualcosa di tuo. Un oggetto. Il tuo fazzoletto. Vatti su, corri. L'emozione mi vince. Va via. Sento il male che torna, che mi assale. Devo gridare. Verranno a vedermi, devo gridare. Va via. Va via. Va via. Va. No, diamine, anche risponda. E anche a Kirkham, scusa. Capitano in serata, ne? Il capitano in serata. 15-3. È proprio in serata. Saranno almeno 20-3. Lei è molto pallido. È davvero così grave quella malattia? Ed era così necessario che gli andassi da lei l'altra notte? 15-23-3. I suoi dubbi potrebbero offendermi, giovanotto. Invece che da medico, lei mi tratta da mezzano. 27-3. Professione sicuramente più divertente della mia, ma ahimè, non è quella che ho scelto. Sarebbe già morta se non fosse andato da lei.
E invece, tra pochi giorni sarà guarita. 12 bevuti, 27, 39 a 3. Signor Maggiore, signor Capitano, permettiti. Filotto, porca... Ha fatto Filotto. Il capitano è in serata, diamine. Mm. 43 a 3. Esclusa dagli altri bambini, oltre che dalle carezze dei grandi. È crudele, ma è così. Un bambino brutto non lo si accarezza volentieri. Ne Fosca migliorò crescendo, ma era sana ed aveva la grazia della gioventù. Quando morì mio zio, continuai a frequentare la casa di Fosca e di sua madre. Una sera vi portai un giovane che avevo conosciuto al circolo, un conte veneto, di vivace ingegno, che affascinava tutti con la sua conversazione. Affascinò soprattutto Fosca. In meno di un mese vollero sposarsi. La signora Fosca è stata sposata? Sì, per 2 o 3 ore. Lo sposo non era conte, era un avventuriero pieno di debiti. Scomparve il giorno stesso con tutta la dote di Fosca, una fortuna in contanti. Fosca si ammalò, smagrì, divenne come lei l'ha conosciuta. La madre di Fosca morì dopo pochi giorni, di crepacuore. Cercai per mesi quell'uomo. Era finito in prigione in Dalmazia. Era stato sposato già 3 volte. Ehi! Rimasta sola e povera, presi mia cugina a vivere con me. Era il meno che potessi fare, visto che le avevo fatto conoscere io il responsabile di tutte le sue sventure e delle mie. La vita è passata come un lampo da allora. Un lampo ed eccomi. Tra un paio d'anni andrò in pensione. Un passacarte che va in pensione. Del resto, stare in divisa seduto dietro un tavolo, che senso ha? Ma è un'occasione, ma è un gesto. È quasi grottesco. Anch'io ero bello. E giovane come lei. Ma non sono mai stato valoroso. È un peccato. È un peccato invecchiare senza grandi ricordi. Un passacarte. Ho voluto raccontarle il destino di Fosca per farle meglio comprendere la gratitudine che le porto, capitano. Lei ha molta pazienza con mia cugina. La sua compagnia le fa bene. E ogni garbo fatto a lei è fatto a me. Il modo in cui lei si porta con Fosca è per me un altro motivo per stimarla, capitano. Per invidiarla. Mi duole lasciarti, Fosca. Specialmente quando stai molto meglio, come oggi. Ma ho un mucchio di pratiche da sbrigare. Capitano, le farà lei un po' di compagnia? Purtroppo, colonnello, sono di servizio. Al diavolo il servizio. Disporrò io per lei. Resti pure.
Speravi di lasciarmi sola. No, dovevo uscire con il mio squadrone. Non è vero. È vero. Ti accomoderesti allo scrittoio, per favore? Perché? Vorrei dettare una lettera, ti dispiace? No. Metti la data. 15 novembre 1863. Amore mio, mia adorata Fosca, è per me, visto che tu mi neghi quello che concedi alle altre. Hai scritto? Mia adorata Fosca. Ieri mio marito mi ha detto, hai un capello bianco, l'ho strappato. È il capello d'argento che ti mando in questa busta. In che momento è diventato bianco? Forse il giorno in cui sei partito tu. Forse. Giorgio! Giorgio! Perché non rispondi? Perché sei qui? Avevo bisogno di stare solo. Di Clara. Eppure non sei felice. Lo ero. Fino a un momento fa. Vuoi che mi butti? Come per un incidente. Non essere ingiusta con me. Lo sai che ho momenti di tristezza in cui posso sembrarti cattivo. Ma sai anche che non lo sono con te. È per questo che vorrei liberarti del mio peso. Credi che non veda le torture che tu soffri? Ma che cosa hai fatto lì? Sei ferita? Non me ne sono accorta, sarà stato passando in un cespuglio. Ma perché volevi stare solo? Ma per pensare. A chi? A lei? Ma no, a nessuno. Tu non senti mai il bisogno di stare sola per pensare. Soltanto quando ho voglia di piangere. E può darsi che anch'io avessi voglia di piangere. Perché volevi piangere? Oh, ti tormento, non è vero. Rispondi. Giorgio, ti annoio. Vuoi che me ne vada? Ma perché lasciami non... solo. Mi vuoi lasciare solo? Voglio stare solo! Dottore!
Un pensiero. Un pensiero orribile. Che pensiero? L'ho capito, sì. Vuole trascinarmi giù con lei nella tomba. Dottore. Dottore. Adesso ho capito perché. Appena siamo soli, si avvicina. Mi stringe, mi bacia. Con labbra di cadavere. Quelle braccia mi tirano. Mi attirano. Mi soffocano. Come spine gelate. Non ci lasci mai soli, dottore. Mai soli. La vedevo deperire giorno per giorno, capitano, ma speravo che avrebbe trovato lei stesso il modo di troncare quella liaison. Vada al mio attendente e fatti dare la mia pipa bianca, quella di Radica. Questa febbre non è niente, ma lei è ugualmente in pericolo. Io non posso dirle faccia questo, faccia quello, ma debbo avvertirla di quello che può accadere. O la vita di Fosca o la sua, scelga. Veramente un mese fa me l'ha detto quello che dovevo fare, no? E glielo sto dicendo anche oggi. Adesso deve abbandonare quella donna. Deve partire. L'altra volta però mi ha detto il contrario. L'altra volta credevo di fare bene. Che ne sapevo io che lei era sensibile a tal punto, così fragile di cervello e di cuore. È vero, forse dovevo pensarci. Va bene, va bene, va bene, va bene. Mi sono sbagliato. Ho sbagliato. Io penso, ma non sempre mi vengono in mente pensieri giusti. Gliel'ho già detto, ogni giorno dimentico qualcosa di più. Che ne sarà di Fosca, figlio, quando io? Come ha detto? Cosa ho detto? Non lo so. Quella donna la tormenta, la consuma e lei... Le devo fare una confidenza. Se la passione facesse dimenticare a Fosca ogni ritegno, se Fosca, approfittando della sua debolezza, capitano, voglio dire, se... I suoi sensi, i suoi organi, il suo apparato nervoso, il suo cuore soprattutto, che è così debole, sono tali da non poter sopportare quella esperienza d'amore che è così emozionante. Così importante nella vita di una donna. Si immagini nella vita di Fosca. Ha quasi 30 anni e in quelle condizioni fisiche. Le procurerebbe sicuramente un collasso mortale. Fosca lo sa. Sì. Ma sa anche che la vita le sta per finire. Sacrificare quanto le resta da vivere alla felicità di sentirsi donna almeno per una volta le sembrerebbe uno scambio assai vantaggioso. Vado a firmarle subito una licenza. La sua indisposizione esige le analisi di un ospedale. Partirà domani stesso. Signor Maggiore, non deve sagattare la pipa bianca.
Prossima stazione scendiamo. La tua imprudenza mi fa rinunciare a 40 giorni di licenza. Anch'io sono malato, anch'io mi devo curare. Tu sei voluto scendere dal treno. Io ti avrei seguita come un'estranea fino in città, senza chiederti niente, senza neanche parlarti. La tua logica è quella di un bambino capriccioso e stupido. Una come te in città. Ho portato un po' di denaro con me e posso abitare nella stessa città. Vivere nella stessa strada in cui vivi tu è un diritto che nessuno mi può togliere. Ti seguirò dovunque andrai. Che cosa pretendi da me? Niente, te l'ho detto. E credi di farti amare così? Non importa, ti amo io. Ma io no. Devi capirlo che il mio cuore non sente niente per te. Lascia stare il cuore. Se fossi meno brutta, se potessi correggere questo naso, questa bocca, questa faccia, se avessi un po' di carne sulle ossa del petto, allora tu mi ameresti. Altro che cuore, il cuore non c'entra! Ragione di più per smettere di perseguitarmi. E perché? Ognuno si occupa delle proprie sofferenze. Avevo bisogno di uno scopo per quel che mi resta da vivere. L'ho trovato, sei tu! Mi sono votata a te senza scampo. Quando ti avrò oppresso con tutto il peso del mio sentimento, quando ti avrò seguito passo per passo, sempre, dovunque, come la tua ombra, quando sarò morta per te, allora sarai costretto ad amarmi! Mi amerai, dovrai amarmi! Uccidimi! Uccidimi! Saremo subito liberi tutti e due! Calmati. Sediamoci. Farò quello che vorrai. Signor Capitano, apro le valigie. No, no, lascia. Riparto domattina. Ah, capitano. Si è fatto ricondurre qui come un agnello, eh? Fosca mi ha raccontato le vostre avventure ferroviarie. Le fa sapere che per ieri non ci sono state conseguenze. Suo cugino non aveva ancora trovato la lettera. Bene, sono contento per lei e per il colonnello. Le ha detto anche che partivo stamattina?
Sì, per 2 giorni. Ha fatto bene a mentirle. Non le ho mentito. Starò via 2 giorni. Perché? Ha una licenza di 40 giorni? Mi basta andare per qualche ora in città. Sarò di ritorno dopodomani. Ve l'ho promesso. E lei se ne dimentichi? Non è possibile. Non è possibile, non posso. Bisogna che lei sia trasferito definitivamente. Ho un fraterno amico al comando generale. Gli manderò un dispaccio oggi stesso. La sua partenza sarà inevitabile. Fosca non potrà opporsi. Ma, dottore, ha pensato... Penso al suo bene. Visto che non è capace di pensarci da solo. La vicinanza di quella donna sta sviluppando in lei una misteriosa volontà che la divora. E che non capisco. Io penso che sia mio dovere aiutarla. Nessuno può aiutare Fosca. Anzi, lei, come le ho già detto, può affrettarne la fine. E poi, io penso che sia suo dovere non discutere gli ordini dei suoi superiori. Buon viaggio, capitano. Andiamo, Antonio. Cando bolide, signor capitano. Vai. Aiu. Aiu. Ma perché? Noi ci amiamo. Non posso rinunciare a te. Per quell'infelice te l'ho detto, io provo solo pietà. A volte è più forte dell'amore. Ma è un mostro. Sarà un amore più nobile. Lei ha bisogno di te. E tu non hai bisogno di me. Io ho bisogno di te per essere felice. Lei per vivere. E poi io sono bella, no? Me l'hai detto 1000 volte. E questo mi deve bastare. Tra 1 settimana è Natale. Questo sarà il regalo che farò a mio marito. E queste statuine mi hanno seguito da quando ero bambina. La più cara di tutte mi è sempre stata questa. Forse perché era la più brutta. E io mi figuravo i 1000 patimenti che questo poveretto doveva soffrire nel suo villaggio. E le beffe dei bambini per la sua deformità. Io non sono né turco né cattolico, sono semplicemente un galantuomo. Ma mi piace festeggiare il Natale come si deve, in mezzo ai miei più cari amici. Ringrazio tutti. Lei deve ringraziare particolarmente il capitano che, pur essendo in licenza in città, è voluto tornare per passare il Natale qui con noi al suo reggimento. E stasera avremo a cena con noi un mondo di bella gente. Tutte le gentili metà dei nostri colleghi. Ci sarà anche la bellissima Emma. Certo, cara. Ah, magnifico. Certo. Così oltre allo stomaco anche il nostro senso estetico sarà appagato. Cosa c'è? Portala nel... Il cappone non rispondo. Aspetta, questo è del ministero.
Del tacchino con i tartufi, sì, ne. Sono andato a sceglierli io stesso. E per Micas ricorda, tanti tortellini quanti sono i miei anni. 58, non di più. È una tradizione. Quando ci siamo conosciuti stava a 35 tortellini. Ma delle vecchie abitudini ha conservato solo più quella del mangiare. Con te, mia cara. I signori del ministero hanno voluto farci una sorpresa. Lei è trasferito al dipartimento di città e deve raggiungere immediatamente la sua nuova destinazione. Trasferito in città? Ma come? Non capisco. No! No! Non mi abbandonare! No! Giorgio, amore mio! No, amore! Ma avevi promesso, Giorgio! No! Non mi lasciare, Giorgio! No! No! Giorgio! Calmati. No! No! Giorgio! Non mi lasciare! Non mi puoi lasciare, amore! No! Amore! Capitano! Vada ad aspettarmi nel suo alloggio. Giorgio, Giorgio! Lei, proprio lei, ha bassamente abusato della mia fiducia, della mia confidenza. Non so per quali mire ha illuso, ha approfittato di mia cugina come l'ultimo degli avventurieri. Fa bene a non rispondere. Non può rimediare certo con le parole. Mi darà una soddisfazione d'altro genere. Che intende dire? Ci batteremo. Ci batteremo? A duello? Il valoroso capitano Bacchetti ha forse paura? Non parli! Non prenda responsabilità che non sono sue. Avanti, lo dica. Dica come è stato costretto, come le è stato imposto. No, niente. Non mi è stato imposto niente. Sono a sua disposizione. È la prima volta che mi batto. Ma aborro quei ridicoli duelli che finiscono con una scalfittura. È necessario che uno di noi due rimanga sul terreno. Ma signori, signori! Se per una volta anche tra militari si facesse appello all'intelligenza, non sarebbe poi così grave! Alle 7 al vecchio castello. Provvederò io alle armi. Si intende che mia cugina non deve sapere niente di questo duello. Se non glielo dirà lei, non lo saprà. Questo stupido duello, più stupido di tutti i duelli, poteva essere evitato. Il suo contegno è stato assente, provocatorio. Sì, certo. Indirettamente sono io responsabile di quel che è avvenuto. Da quando la spinsi a... Sì, da quando la spinsi ad andare da Fosca. E stanotte devo tornarci. La devo vedere. Lei deve avvertirla della mia visita. E mi farà passare dalla sua stanza come l'altra volta. Lei vuole andare da quella donna, ma è assurdo! È assurdo! Quella donna, dottore, quella donna ha sfidato per me l'umiliazione, il ridicolo. Ha subito il mio rifiuto e la mia collera. Ha rinunciato al suo orgoglio e al rispetto di se stessa. Per me. Amare è facile quando si è amati. Ma lei, benché disprezzata, lei mi ha amato più di ogni altra. E anch'io l'amo. Non è possibile. Sì, si meravigli, dottore. Io amo Fosca. Io non ho sentito. Qualunque cosa abbia detto, io non ho sentito. Sì, dottore, è anche opera sua. Lei non sarà più capace di curare le malattie. Ma ha saputo provocare la mia e ora non può farci niente. Non può fingere di non sentire. Io non la sento. Non la sento! Amo Fosca!
È fuori dalle regole? È contro natura? Lei dice che ogni giorno dimentica qualcosa. Bene, oggi dimentichi il suo senso estetico. L'amo. E glielo voglio dire prima di abbandonarla. Domani, qualunque sia l'esito del duello, non sarò più qui. Mi ami come le altre donne. Come Clara. Di più. Sì mio, Giorgio, sì mio. No, non possiamo. Non puoi, lo sai. Un'ora, un istante con te, una felicità che non avrei mai sperato. Solo morire amata significa vivere.
venni tra le braccia del dottore, mi pare. In quell'istante ricevevo l'eredità di quel triste amore. Come se la malattia di Fusca si fosse trasferita in me. Un contagio che da 5 anni mi logora nell'animo. Non meno che nel corpo. Ma assisto con gioia alla rovina che il tempo a poco va facendo nella mia memoria. E Fosca? Morì 3 giorni dopo quella notte. Morì felice. Grazie. Il dottore mi spedì i capelli che Fosca in punto di morte si era voluta tagliare per mandarli a me. Una giuliva storia. Proprio giuliva. Ma cosa credevi? Di poter cambiare le sublimi leggi della natura? Hai sentito che storia assurda? Avrei capito se Fosca fosse stata bellissima e Giorgio come me. Tutti avrebbero capito la loro passione d'amore. Ma così... Giorgio e Fosca, che storia assurda. Che storia assurda. Dimenticare, mio amore, quel pensiero che getta un'ombra triste sul nostro amor. Quando ti bacio sul tuo bel viso, vedo il tuo teschio gelido apparir, e sul tuo bel seno il tuo scheletro apparir. E quando accarezzo